Ragazzi, scusate, allora, siccome ho visto i sorteggi, ma non ho visto la Roma, allora sto andando su YouTube per vedere che cazzo è successo in Roma Manchester City, perché io una settimana fa ero convinto che la Roma vincesse, perché ormai i romanisti dicevano che li stracciavano di sicuro 3-1, detto pallotta, quindi. Che soggetti Alcidi aveva scritto, l'Italia non hai mai vinto, io so Nadia ricorda, e quelli così han deciso di cominciare con loro, s'andiamo a divertire. Perdere le polemiche di ieri, ok? Che io ripeto, dopo Sassuolo, dopo Roma Sassuolo, dopo Genoa Roma, il campionato non è falsato di più. Però, vabbè, tanto per chi non seguisse i telegiornali sa cosa sta succedendo in Mafia Capitale, quindi non mi stupirei se incentrasse anche il calcio la Roma. Quindi oggi ci sono stati i sorteggi. Juventus, Borussia Dortmund, la prima in casa, la seconda a Dortmund. Quanti ricordi quella partita? Quanti ricordi le partite contro Borussia Dortmund? Io ero piccolo, non le ho viste, però poi ho visto le repliche dopo qualche anno. Parlare di Dortmund vuol dire parlare del 96, tiro a giro di Del Piero. Parlare di Dortmund vuol dire parlare della finale di Champions persa immeritatamente e un po' rubacchiata dal Dortmund. Nel 97, parlare di Dortmund significano sfide d'alta qualità. Adesso è vero, Dortmund non è in splendida forma, però io starei attento perché il Dortmund ormai ha visto che il campionato va a puttane e punterà alla salvezza sicuramente. E quindi punterà il 200%, l'anima, darà l'anima per questa coppa. Quindi non aspettiamoci il Dortmund del campionato. Io penso. A parte che avevo pronosticato Borussia Dortmund e poi è uscito, molti mi hanno detto che gli faccio paura e quant'altro, però ho già detto, probabilmente mi indagheranno anche per sorteggi pilotati, ma io non c'entro un cazzo, io lo dico col cuore, quello che penso che esca e esce, non è colpa mia. A Dortmund sarà difficilissimo giocare ed è difficilissimo giocare l'ultima partita, il ritorno in casa avversario, soprattutto se è il Borussia Dortmund, che è una delle tifoserie più calde. E meno occasionali che ci si trovano in giro, perché al penultimo posto incitano sempre la squadra, è una cosa assurda, cosa che qui se Juve, Inter o Milan vanno in zona retrocessione, anche lo stesso Napoli e Roma, ci sono contestazioni a non finire, ma anche dello stesso Bologna l'anno scorso ad esempio. Quindi Juventus-Borussia Dortmund è una partita giocabile, che bisogna giocarsela, ok? In casa bisogna vincere, come quando vinciamo le grandi sfide qui in Italia, che vinciamo 3-0 a parte Juve e Roma, però di solito anche l'anno scorso le grandi sfide le vincevamo almeno 2-0. Se vinci le grandi sfide così in casa, hai il 70% di passaggio del turno assicurato. Quindi io mi auguro di vedere una grande Juve che domina, vince, convince senza prendere gol. E poi al ritorno andiamo in trasferta a giocarcela. Ma alla sfida contro di loro mancano 2 mesi. In 2 mesi può accadere di tutto, possono andare ancora peggio o possono addirittura risalire fino addirittura a metà classifica o anche oltre. Quindi stiamo cauti con i giudizi a dicembre perché la partita è a febbraio. Comunque sono fiducioso, ragazzi, sono fiducioso, la squadra c'è, a parte qualche partita steccata, ma adesso, ragazzi, diciamoci le cose in chiaro. Sono quasi gli stessi che tirano la baracca avanti da agosto. È normale che verso Natale siano stanchi. Perché il turnover ne abbiamo usato veramente pochissimo, quindi è normale che qualche punto lo perdiamo. E un'altra considerazione, dicevamo dopo l'ultima partita del campionato scorso che era impossibile fare i 102 punti, allora di cosa ci lamentiamo se i punti li perdiamo? È normale, qualche punto lo devi perdere se non vuoi fare i 102 punti, perché è impossibile rifarli, ok? Vi lascio con un piccolo tributo doveroso per loro due, Ale Ricchi sempre nel cuore.